smetti di studiare il marketing digitale. Dico che dovresti smettere di studiare il marketing digitale se e solo se lo studi da 6 mesi o più, o magari da 1 anno e più, oppure non hai fatto nessuna campagna reale per i tuoi clienti o per te stesso, hai rinunciato dopo la tua campagna, dopo che la tua prima campagna è fallita, oppure dovresti smettere se non hai nemmeno implementato nessuna delle cose che hai studiato e implementato sino ad ora. Ciao, qui Luca Bucci, full stack marketer, co-founder e progettista manager di Digital Marketing Consulting. Aiuto persone e aziende a ottenere profitto attraverso il digital marketing, il marketing digitale. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video. Prima di iniziare ti chiedo di farmi sapere con un bel like se vuoi vedere altri contenuti come questo. Assicurati anche di iscriverti al canale cliccando sulla campanellina qui sotto per non perderti i prossimi contenuti, e se hai idee o argomenti per i quali vorresti un video, scrivimelo sempre qui sotto nei commenti. E quindi, venendo all'argomento di questo video, cosa fare? Primo passo, inizia concentrandoti su una disciplina di marketing. Quella disciplina potrebbe essere traffico a pagamento, quindi pay advertising, potrebbe essere social media, potrebbe essere la SEO, potrebbero essere contenuti, marketing, copywriting, email marketing, oppure ottimizzazione delle conversioni. Insomma, questo per dirti che non importa quale di queste sia. Il secondo passo è trova un cliente che ha un prodotto o un servizio in una nicchia dove è più facile avere successo e lavorare gratuitamente, magari all'inizio, oppure all'inizio a costi comunque molto bassi. Potresti non voler lavorare gratuitamente, ma fidati di me e della mia esperienza. L'esperienza che farai ti dirà che ne varrà la pena. Io stesso, ad esempio, quando iniziai 4 anni fa, mi comportai in questo modo con i primi clienti, che mi diedero comunque modo di iniziare a lavorare sui loro progetti, quindi poi di fare esperienza, maturare l'esperienza che oggi posso, tra virgolette, rivendere ad un prezzo superiore. L'obiettivo è quindi trovare un cliente con un prodotto o un servizio che ha un mercato affamato ed è poco servito e idealmente quindi ha anche un grande pubblico. Più grande è il mercato, ovviamente più facile potenzialmente potrebbe essere, perché è un prodotto che già le persone conoscono. Ad esempio, uno di questi potrebbe essere le palestre. La palestra potrebbe essere un ottimo banco di prova per iniziare a farti le ossa in questo ambito. Il passaggio successivo, cosa devi fare? Trova prodotti e servizi di successo che si trovano nello stesso ambito e quindi decodifica quello che è il loro successo, che aspetto ha la loro offerta, piuttosto che quali sono i punti dolenti, i bisogni, i desideri, a chi si rivolge, le fasce di prezzo, le garanzie di pagamenti, le condizioni. Quali sono i canali di traffico che stanno sfruttando questi stessi, magari competitor del tuo cliente che operano, ripeto, nello stesso ambito? Fai un'analisi, stanno usando principalmente la SEO, stanno utilizzando pay advertising, quindi pubblicità a pagamento? In questo senso ti consiglio di utilizzare un tool molto utile, che perlomeno per me è molto utile, che si chiama Ubersuggest, dove puoi verificare e vedere dove le persone ottengono il traffico, ma più che le persone, i brand. Prova a vedere in questo senso, facendo sempre reverse engineering, cosa sta funzionando, cosa stanno posizionando, come stanno comunicando il loro annuncio, e studia quelli che sono tutti gli elementi, dalle immagini ai video che utilizzano, alle loro pagine di destinazione, quindi le classiche landing page. Questo tipo di operazione analisi ti aiuta a capire se hanno più pagine di destinazione, ad esempio per i diversi segmenti di pubblico a cui si vogliono rivolgere. Questo inoltre ti darà anche un indicatore dei diversi gruppi di persone a cui si rivolgono. Ora, se non sei sicuro di capire le loro pagine di destinazione o anche i loro annunci, prova a dare un'occhiata alla libreria di annunci di Facebook. In questo senso, una volta che avrai dato un occhio a questa libreria, sarai in grado di vedere cosa stanno facendo e se hanno un sacco di coinvolgimento sui loro post, sui loro comunque contenuti sponsorizzati. E questa analisi ti darà una direzione chiara di quello che potenzialmente dovresti fare. Ovvio che non significa che se li copi avrai successo, ti darà solo una regola empirica su quale direzione dovresti prendere per riuscire a portare dei numeri, dei risultati.
Terzo passo, crea una campagna semplice che funzioni su alcune delle basi che hai scoperto nella tua analisi della concorrenza. Utilizza inizialmente solo un canale di pay advertising oppure un canale organico di SEO o un canale di conversione, a seconda ovviamente dell'attività con cui stai lavorando. Prova diverse varianti della tua offerta, dei tuoi annunci, delle tue opzioni di segmentazione della creatività e scopri quali tra questi angoli ha più successo e a questo punto raddoppiali. Cerca di modificare quelli che performano meglio, facendo qualche piccola modifica per vedere se riesci a ottimizzare sempre di più i tassi di conversione. In questo senso crea variazioni appunto attorno all'offerta vincente e all'angolo creativo specifico e vedi come puoi continuare a migliorarlo ulteriormente. Quarto passo, trova altri prodotti, servizi e clienti nella stessa nicchia in cui già hai fatto l'analisi, con cui già stai lavorando, che non sono in concorrenza ovviamente con la tua prima campagna che hai applicato, e applica ciò che hai imparato fino ad ora, nel senso che ad esempio se ipotizzi acquisisci un primo cliente nell'ambito fitness, non dovrai andare a cercare un altro cliente in quella zona in cui stai già operando, vai a cercare un altro cliente in una zona lontana o comunque in un'altra città rispetto a quella che stai lavorando e prova ad applicare le stesse cose che hai studiato e imparato attraverso questi quattro passi che ti ho spiegato. Ecco, il punto è, se impari così tanto, continui a imparare, non implementi mai di fatto, non metti mai le mani in pasta, non capirai mai le complessità. C'è sempre così tanto che imparerai semplicemente facendo ciò che non viene insegnato attraverso la lettura di fatto. Quindi il mio consiglio è quello di agire. E in questo, se hai bisogno di supporto per il tuo marketing, contattami su Instagram. Se hai domande lasciami un commento qui sotto, sarò felice di risponderti. E infine, se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like e condividilo con i tuoi amici, colleghi o con chi vuoi e che pensi possa essere utile. Grazie per essere arrivato fin qua, aver visto tutto il video. Noi ci vediamo alla prossima con il prossimo video. E non perderti gli altri contenuti già online. Ciao!